Lavorate alla lavanderia Glasshouse? Ci sono nata. Ho iniziato a mezza giornata dai 7 anni. Sono a tempo pieno dai 12. Che significherebbe il voto per voi? Voto alle donne! Il potere è nelle vostre mani! Non sottovalutate mai il potere che abbiamo di essere artefici del nostro destino! Non ci hanno lasciato alternative! Ribellatevi a questo governo! Voto alle donne! Dobbiamo arrivare dritte al cuore dei mezzi di comunicazione. Devo far rispettare la legge. Non possiamo rispettare una legge che non ci rispetta. Un tale livello di anarchia non si può più tollerare. Punite le responsabili con qualsiasi mezzo. No! No! Fermi! Mamma! Siamo in ogni casa, diamo la vita, non riuscirete a fermarci. Non arrenderti. Non smettere mai di lottare. La storia del suffragio femminile in Italia inizia nel 1861. Già all'indomani dell'unità, infatti, un gruppo di donne aveva chiesto di estendere a tutte le italiane i diritti già contemplati per le lombarde, venete e toscane nei codici austriaci e del Granducato di Toscana. Una vasca ribaltata. A venire esteso in tutto il Regno d'Italia è invece lo Statuto Albertino, con la successiva definizione del Codice Civile Pisanelli nel 1865. Le donne sono sottoposte alla tutela del marito e viene loro negata la capacità giuridica negli atti pubblici, quindi anche il diritto di voto. Di essere artefici del nostro destino. Non ci hanno lasciato alternative. Ribellatevi a questo governo. Voto alle donne! I politici delle donne. Mai discusso alle Camere, è ripresentato nel 1871 e poi nel 1877. Ed è nel marzo del 1877 che Anna Maria Mozzoni, femminista e firma prestigiosa del quindicinale La Donna, presenta una petizione per i diritti politici, senza esclusioni, entrando così in polemica con l'operato della sinistra al governo che, come la destra, non era disposta a concedere il diritto di voto alle donne. Io sarò l'interprete, povera interprete, delle nostre aspirazioni che diranno la via, anzi le nuove vie, che sentiamo deve seguire con ardore sempre più intenso e fede sempre più sicura, la donna che vuole cooperare efficacemente al febbrile e spesso doloroso lavoro di evoluzione che la società compie verso un ideale di civiltà. Da lì a poco compie l'atto di nascita del primo movimento politico delle donne italiane, che comincia ad organizzarsi attraverso strutture nazionali e locali con organi di stampa propri. È una domenica di dicembre del 1880 quando Anna Maria Mozzoni e Paolina Schiff danno vita alla Lega Promotrice degli Interessi Femminili. La Lega, fondata da Schiff e Mozzoni, nasce a Milano, uno dei luoghi chiave per lo sviluppo del suffragismo di primo Novecento. Lo sviluppo dell'apparato produttivo milanese, il formarsi di una nuova borghesia, la diffusione di spinte emancipatorie nelle classi operaie, sono altrettanti elementi che favoriscono la nascita di un nuovo tipo di donna impegnata sul piano sociale, insofferente alle costrizioni del tempo. E a Milano viene fondata anche la Lega per la tutela degli interessi femminili, questa volta per iniziativa di maestre, operaie e impiegate vicine al Partito Socialista appena costituito. Siamo nel 1893. Nel programma di massima ci sono il diritto di voto alle donne
e l'abolizione dell'autorizzazione maritale. Ma nel concreto, la Lega operava per realizzare diritti sociali, cassa di maternità, istruzione professionale per le figlie delle operaie, miglioramento delle condizioni delle maestre d'asilo, telegrafiste, telefoniste, eccetera. Ci sono nata. Allora vorrei sentire la Nel 1898, sotto i cannoni di Bava Beccaris, durante i moti per il pane, non cadono solo i manifestanti. Insieme al Partito Socialista vengono sciolte le leghe operaie, compresa la Lega per la tutela degli interessi femminili. A raccogliere l'eredità della Lega e le forze disperse del movimento delle donne è l'Unione Femminile. Viene fondata nel 1899, a Milano appunto, con le finalità tipiche del femminismo pratico milanese, laico e cattolico. Tra le promotrici vi sono esponenti della borghesia socialista illuminata come Ersilia Bronzini Maino, Ada Negri, Nina Rignano Sullam. All'esordio milanese segue rapidamente la diffusione in tutta Italia, tanto che nel 1905 le promotrici si costituiscono in cooperativa, dandosi il nome di Unione Femminile Nazionale. Oltre ad anticipare criteri e metodi di intervento del moderno welfare state, l'Unione avrà anche un ruolo di primaria importanza nel composito panorama del suffragismo italiano di età liberale, sostenendo un'idea di cittadinanza politica fondata su principi rigorosamente universalistici, ma capace anche di rappresentare la specificità femminile. Il periodico femminile è uno dei mezzi con cui l'Unione intraprende questa campagna. È Elisa Boschetti, nel 1901, a rilanciare dalle pagine del giornale la questione del voto alle donne. Noi, soltanto noi, dobbiamo essere le fautrici della nostra libertà. La donna si convinca che lei sola deve lottare per raggiungere la propria emancipazione. E il mezzo fondamentale è il diritto al voto amministrativo e politico. Arrivare dritte al cuore dei mezzi di comunicazione. Devo far rispettare la legge. Non possiamo rispettare una legge che non ci rispetta. Uomini e donne considerati importanti per la formazione dell'opinione pubblica. Preceduto da un'introduzione di Ersilia Maino e completato da un'appendice accurata che ricostruisce la storia del voto alle donne in Italia, nei paesi europei e in tutto il mondo, l'opuscolo è pubblicato nel 1905. Un anno prima, l'onorevole Roberto Mirabelli presentava in Parlamento il suo progetto di legge sul suffragio universale maschile e femminile, rilanciando così la battaglia suffragista. Sono anni di attività febbrile per il movimento suffragista che vede le italiane coinvolte in una vasta rete internazionale, pure nella diversità degli orientamenti. Nel 1903 si era formato il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, affiliato all'International Council of Women. Nello stesso anno in Inghilterra era nata la Women's Social and Political Union, la più forte organizzazione delle suffragette britanniche. Voto alle donne! Nel giugno 1904, il Congresso internazionale a Berlino aveva deciso di dar vita a un'organizzazione specificamente centrata sull'obiettivo del suffragio, la International Woman Suffrage Alliance.
Tra il 1906 ed il 1907 i paesi scandinavi sono i primi nel vecchio continente a sancire il voto femminile. Il 1906 è un anno cruciale. I comitati pro voto, attivi nelle grandi città come nei piccoli centri, confluiscono in un comitato nazionale pro suffragio che vede unite cattoliche, democratiche e socialiste e sostengono la campagna per l'iscrizione nelle liste politiche. Tutte sorgete! Il vostro primo dovere in questo momento sociale è di chiedere il voto politico, scrive la Montessori. E nella notte del 3 marzo il proclama viene affisso in tutta Roma, clandestinamente, da un gruppo di studentesse. Nello stesso anno le corti di appello di 6 città pronunciano altrettante sentenze per bocciare le iscrizioni che alcune commissioni elettorali provinciali avevano accolto. Ed era proprio il 1906 quando 10 maestre marchigiane, 9 di Senigallia e una di Montemarciano, presentarono domanda per essere iscritte nelle liste elettorali. Clamorosamente, la Corte di Appello di Ancona, presieduta da Ludovico Mortara, fu l'unica ad accogliere la richiesta. Un fatto senza precedenti di cui parlarono tutti, intellettuali, giuristi, giornali. Il movimento continua a fare discutere anche nel 1907 con la petizione delle donne italiane per il voto politico e amministrativo, scritta da Anna Maria Mozzoni e discussa alla Camera il 25 febbraio. La petizione, che si sforza di rappresentare tutte le componenti del movimento suffragista del primo decennio del Novecento, rivendica il suffragio femminile in base al principio universalista, classicamente democratico, del diritto inderogabile di ogni individuo, ma anche per un principio di parità. È ingiusto escludere dal voto categorie di donne che hanno gli stessi requisiti di istruzione e di censo, che garantiscono il diritto agli uomini. L'esito della sessione parlamentare, considerato inizialmente un successo dal movimento suffragista, si sarebbe invece rivelato la premessa di un'ennesima delusione. Il governo nomina infatti una commissione incaricata di studiare il problema dell'estensione alle donne del suffragio amministrativo e dopo 2 anni di lavoro, trascinati piuttosto stancamente, si pronuncia per il no. Nel volgere del decennio maturano anche le tensioni tra suffragiste e Partito Socialista. Il punto di svolta arriva quando il Comitato Nazionale Pro Suffragio Femminile chiede apertamente al Comitato Centrale del Partito Socialista di esplicitare se nella rivendicazione del suffragio universale sostenuta dal partito fosse incluso il voto alle donne. Filippo Turati, allora leader del Partito Socialista, esprime il pensiero maggioritario dei deputati del PSI con un articolo sull'Avanti. Con tante questioni gravi e serie da affrontare, non è il momento di discutere di suffragio femminile. Le critiche amareggiate delle femministe socialiste non tardano a farsi sentire e la stessa Anna Kulishoff, figura di spicco del partito e compagna di Turati, finisce per assumere una posizione decisamente suffragista, avviando una serrata critica contro l'illogicità e il filisteismo della misoginia elettorale dei socialisti. Da lei definita polemica in famiglia. Maggio 1912. Nel dibattito parlamentare sul suffragio universale emergono posizioni favorevoli alla modifica dei meccanismi elettorali. I socialisti tentano di inserire il voto alle donne, proponendo che all'articolo 1 della riforma elettorale in discussione vi sia scritto: sono elettori tutti i cittadini italiani maggiorenni senza distinzione di sesso.
L'emendamento presentato dai socialisti, che prevede l'introduzione del suffragio femminile, raccoglie solo 48 voti ed è respinto. Il diritto di voto sarà esteso ai soli cittadini maschi di età superiore ai 21 anni, alfabeti o che avessero prestato servizio militare. Il voto viene esteso anche agli analfabeti dal 30° compleanno. Per Anna Kulishov la delusione è grande. Il suo commento amaro: ormai l'italiano, per essere cittadino, non ha che una sola precauzione da prendere: nascere maschio. La grande guerra spezza l'internazionalismo e l'orientamento alla pace delle donne europee. Nella quasi totalità, le organizzazioni emancipazioniste si schierano a sostegno del proprio paese, convertendo le loro attività in opere di assistenza ai soldati e alle famiglie più colpite. Nel convulso panorama del dopoguerra sembra rimanere poco spazio per la ripresa di un movimento unitario di donne centrato sul suffragio. Ma nel frattempo milioni di donne hanno gestito la famiglia, il potere contadino, la bottega, hanno lavorato nelle industrie belliche e curato feriti. Ed ecco che per la prima volta si apre uno spazio reale per il riconoscimento del diritto di voto tra le forze politiche istituzionali. È un diritto dovuto per l'enorme mobilitazione delle donne a sostegno dello sforzo bellico, ma anche legittimato dall'esempio di altri stati usciti dalla guerra. Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania hanno approvato il voto alle donne voluto dai due partiti di massa, Partito Socialista e Partito Popolare. Così nel 1919 la prima Camera eletta a suffragio universale maschile approva una riforma che soddisfa una delle più antiche richieste delle emancipazioniste: l'abolizione dell'autorizzazione maritale, che pone fine alla minorità giuridica delle donne sposate. Sempre nel 19 viene accolto il progetto di legge firmato da Martini, Gasparotto, Sandrini per l'estensione del voto politico e amministrativo alle donne. In questa occasione Turati pronuncia un ispirato discorso contro la discriminazione ai danni delle prostitute, definendola eresia giuridica. Ma ancora una volta l'obiettivo non viene raggiunto. Tutto rimarrà nel mondo dei sogni, perché la legislatura si chiude prima che la legge possa essere discussa in Senato. Non verrà mai più ripresentata. L'unica legge elettorale approvata è quella di Benito Mussolini. Salito al governo, promette solennemente il voto alle emancipazioniste riunite a Roma per il congresso delle Woman Suffrage Alliance. Approvata alla fine del 1925, concedeva solo il voto amministrativo e solo ad alcune categorie di donne, con in testa le madri dei caduti, segno luttuoso della guerra da poco finita. Di fatto non fu mai applicata. Dovranno passare un ventennio e un'altra guerra prima che si possa riparlare di diritti. Le donne che hanno combattuto nella resistenza antifascista, che hanno soccorso i feriti e lavorato nelle fabbriche, mettono il voto come primo punto per la ripresa della vita democratica e chiedono di essere considerate a tutti gli effetti cittadine. La prima richiesta per il suffragio femminile viene dall'Unione Donne Italiane, l'UDI, nata il 15 settembre 1944. Invia il 7 ottobre dello stesso un promemoria a Bonomi sul voto alle donne, in cui sono coinvolte le vecchie associazioni Alleanza Pro Suffragio e Fildis. Il 25 ottobre
si forma il Comitato Pro Voto per la Propaganda. La richiesta è sostenuta dalle rappresentanze dei centri femminili dei vari partiti e dal Comitato Nazionale Pro Voto, nel quale confluirono le principali organizzazioni femminili. Come 40 anni prima, su iniziativa dell'Unione Femminile, nel dicembre del 1944, la rivista Noi Donne promuove un'inchiesta chiedendo a lettori e lettrici la loro opinione a proposito del suffragio femminile. Ed anche questa volta, soprattutto tra alcuni esponenti politici intervistati, le resistenze emerse non sono poche. Lavorate alla lavanderia Glasshouse? Ci sono nata. Ho iniziato a mezza giornata dai 7 anni. Sono a tempo pieno dai 12. Che significherebbe il voto per voi? Voto alle donne! Il potere è nelle vostre mani! Il 30 gennaio del 1945, con l'Europa ancora in guerra e il Nord Italia sotto l'occupazione tedesca, il Consiglio dei Ministri discute del suffragio femminile, che viene sbrigativamente approvato come qualcosa di ovvio o a quel punto di inevitabile. Il decreto è emanato il giorno dopo. Possono votare le donne con più di 21 anni, ad eccezione delle prostitute che esercitavano il meretricio fuori dei locali autorizzati. Nel decreto viene però dimenticato un particolare non da poco: l'eleggibilità delle donne, che viene stabilita con un decreto successivo nel marzo del 1946. La prima occasione di voto per le donne sono le amministrative del 1946. Rispondono in massa con un'affluenza che supera l'89%. Circa 2.000 candidate sono elette nei consigli comunali, la maggioranza nelle liste di sinistra. La stessa partecipazione avviene per il referendum del 2 giugno su monarchia e repubblica. Le elette alla Costituente su 226 candidate sono 21, pari al 3,7%, 9 della Democrazia Cristiana, 9 del Partito Comunista, 2 del Partito Socialista e 1 dell'Uomo Qualunque. 5 deputate entrano poi a far parte della Commissione dei 75, incaricata dall'Assemblea per scrivere la nuova proposta di Costituzione. Alla socialista Lina Merlin si deve la specifica della parità di sesso, inserita all'articolo 3.